Ci mettiamo in moto. Da principio la cosa si presenta male. La scala è angusta e scivolosa, con i gradini coperti di sabbia e intonaco. Il peggio è che non esistono ringhiere con rimano o corde cui attaccarsi. Pazienza. Saliamo. Saliamo e saliamo. L'essenziale è non guardare in giù. Né in giù né in su, bisogna guardare dritto davanti a sé, fissando il punto più vicino, ossia lo scalino all'altezza degli occhi. Abolire l'immaginazione, principale responsabile delle paure. Ci vorrebbero una tecnica yoga, un nirvana, un tantra, un karma, un moksha, che consentano di non pensare, di non sentire e di non essere. Pazienza, saliamo. Saliamo e saliamo. La scala è buia e stretta, ripida e tortuosa. Dall'alto di questi minareti, quelli in funzione, i muezzin invitano i fedeli alla preghiera 5 volte al giorno. Sono richiami prolungati, canti lenanti, talvolta anche molto belli, elevati, emozionanti, romantici. Nel nostro caso, tuttavia, niente indicava che il minareto fosse in funzione. Era un luogo abbandonato da anni, odorante di stantio e di polvere accumulata. Non so se per la fatica, per un vago ma crescente senso di paura, cominciai a sentirmi stanco e rallentai il passo. Ahmed prese ad incalzarmi. «Up, up!» diceva, standomi dietro e bloccandomi ogni possibilità di ritirata e di fuga. Non potevo voltarmi e aggirarlo. Di fianco a noi si apriva il vuoto. Pazienza, pensai. Andiamo avanti. Saliamo e saliamo. Ormai quei gradini senza ringhiera né corde avevano raggiunto una tale altezza che qualsiasi movimento brusco di uno di noi ci avrebbe fatti precipitare di vari piani. Eravamo saldati in un paradossale patto di non aggressione. Chi avesse toccato l'altro sarebbe precipitato a sua volta senza speranza.